Stasera qual è il migliore brano da dedicare a tutti quanti voi che, nonostante le vacanze, le ferie e le villeggiature, come si chiamavano una volta, siete qua per noi? Grazie per tutti quanti voi, dalla voce di Angela. Non potevo del resto innamorare.
grazie. Ovviamente non vogliamo ripeterci, però dobbiamo ringraziare per il Foggia Estate 2024 l'amministrazione comunale che ha portato spettacoli un po' in tutti i punti della città. Ringrazio ancora la sindaca che ci onora della sua presenza. Non so se c'è Alice Amatore, l'assessora, se vuole dire due parole sul palco, l'aspettiamo molto volentieri, Alice. E saluto anche il consigliere Achille Capozzi che è qui presente insieme alla sindaca in rappresentanza dell'amministrazione. Poi magari se vedo qualche altro lo salutiamo, ma stasera Maria Ida, ti chiamo così stasera, permettimelo, l'opposizione mi ha chiesto di preparare una canzone per te e fa così. Stai facendo perdere il sonno a tutti i consiglieri dell'opposizione. E siccome la canzone napoletana è bella perché ci fa divertire, ci fa così, ma in maniera sempre pulita, perché noi non vogliamo accendere polemiche, noi siamo gente col cuore nobile, siamo gente a cui piace la pace e l'amore, a differenza di qualcuno. E quindi questa canzone, Maria Ida, te la dedico da parte, senza fare nomi, di qualche consigliere che non ha mai la lingua a posto. Maestro, va, fa così. Oi Mari, oi Mari, quando suona hanno perso per te. Quella canzone che stiamo per fare adesso nacque perché Edoardo Nicolardi, che è stato un grande autore di canzoni napoletane nonché primario dell'ospedale di Napoli, tutte le sere si recava sotto al balcone della sua amata, della donna di cui era perdutamente innamorato, a Posillipo. Tutte le sere andava sotto alla finestra, sotto al balcone, e col mandolino iniziava a intonare la solita canzone, insomma le canzoni classiche napoletane. Ma non aveva fatto i conti col marito di questa donna ventenne, aveva appena sposato un uomo ultra ottantenne per questioni di pecunia, perché a Napoli, ora a Foggia, dappertutto. Ovviamente c'erano i matrimoni combinati, pure mostanne, perché ho incontrato una mia amica l'altra sera, ho detto ciao Elisa, come stai? Io 20 anni, ti presento il mio compagno, 80 milioni, ho detto. No, 80 anni, 80 milioni. E quindi si fa così, si usa così. Vedi, arrivano sempre i fischi da Foggia Today, qua non si finisce più dai commentatori. Vedi, è la fine del mondo, proprio. È bellissimo. Detto questo Edoardo Nicolardi tanto ha fatto, tanto ha detto, che tutte le sere andava a cantare questa canzone e fece morire di infarto il marito della signora, e riuscì a sposarsela e a dedicare questa canzone a questa donna che poi è riuscita a sposare anche lui, Voce e Notte.